Oggi parleremo di una nuova metodica per la cura della vitiligine, si chiama VitiCell, è una procedura ambulatoriale che ha rivoluzionato in qualche modo i processi terapeutici della vitiligine stessa. Lo presenterà il dottor Daniele Zanotti, che è qui con noi, che è responsabile dell'azienda. Chiaramente questa metodica vuole essere un nuovo aiuto, un nuovo approccio terapeutico per la cura di questa malattia, la vitiligine, che è una malattia caratterizzata da macchie bianche ad insorgenza più o meno rapida e che oltre a dare delle manifestazioni di tipo estetico ha delle ripercussioni fortemente psicologiche. Chiaramente la malattia può essere associata a dei disturbi endocrinologici o immunologici oppure essere fine a se stessa, cioè dove non si riscontra nessuna malattia associabile o associata alla vitiligine stessa. Ultimamente è stato messo a punto un kit per il trattamento chirurgico e cellulare della vitiligine. Questo kit che le andremo a presentare comprende una serie di sostanze che servono per preparare delle cellule che saranno poi innestate nella zona che andremo a trattare. Il procedimento lo vedremo meglio in un video che l'azienda ci fornisce per fare vedere ai pazienti. Abbiamo pensato, insieme al dottor Loguzzo, di far vedere il trattamento in tutte le sue fasi al paziente, in modo tale che si renda conto perfettamente che cosa gli succede prima, durante e dopo. I risultati fino a qui accertati sono veramente, veramente validi. Come dicevi, dottore, non tutti i tipi di vitiligine possono essere trattati. La prima caratteristica è che la vitiligine deve essere stabile, cioè deve essere perlomeno ferma, come la definiamo noi, da un anno e mezzo. E ogni parte del corpo può essere trattata. E ripeto, i risultati sono veramente, veramente eccellenti. Si sta facendo proprio adesso un trial a livello internazionale, con un arruolamento di oltre 180 pazienti, e i cui risultati saranno pubblicati molto probabilmente durante un congresso internazionale che avverrà a dicembre a Roma.